Ritorniamo finalmente su Napoleone. Ragazzi, io vi avevo detto che queste settimane non sarei riuscito ad andare avanti con la campagna e finalmente oggi riprendo, anche perché da adesso in poi ci saranno solo brutte situazioni, vi spiego il motivo. L'Austria è quasi sconfitta, se non sbaglio, se non ricordo male, abbiamo una su due regioni e infatti abbiamo la Transilvania e Praga da prendere, che dovrebbero essere gli unici due territori rimasti all'Austria. Il nostro più grande nemico successivo sarà la Prussia, poi vabbè, abbiamo tutti questi paesi minori, dai, nordici, si fanno fuori subito. Abbiamo svuotato un pochino l'Inghilterra dalle truppe che c'erano prima, dovrebbe esserci soltanto un grosso esercito, anzi forse due. Un esercito e mezzo, dai, diciamo, c'è qualcosa sparso, ma direi che l'Inghilterra dovrebbe essere safe. Poi, situazione in sospeso, niente, dovremmo un pochino proprio crescere tantissimo a livello economico, direi di sfruttare magari tutte queste zone per commerciare, fare navi e aumentare così i nostri soldi, perché tra poco ci serviranno fiumi di denaro, davvero fiumi, per andare in guerra con la Prussia e con la Russia soprattutto. E anzi, dovrò scegliere praticamente tra due cose. O mi attacco direttamente la Prussia per cercare di liberare tutta questa zona del Nord Europa, andando pian piano verso la Russia, oppure, anche perché la Prussia, voglio dire, è un nemico bello agguerrito, oppure devo passare da sotto, inizio a prendermi tutta la Russia, a girare, anche se anche in questo gioco l'inverno russo è l'inverno russo, ragazzi, mi sono dimenticato di togliere la suoneria dal telefono, per poi stringere la Prussia. Mi sa che mi dovrò accanire contro la Prussia, però voglio vedere chi sarà il primo a rompere l'alleanza e quindi di conseguenza vedremo come fare. So solo che se dovessimo attaccare guerra tutte e due, potrebbe non essere una bella cosa. Gli ultimi soldi che mi sono rimasti prima della fine del turno, ne approfitto per riparare qualcosina. Vediamo quali eserciti dobbiamo mandare a combattere. Dobbiamo andare a prendere Praga. Allora abbiamo l'esercito che si trova a Vienna, che non è male. È molto skillato, un generale che mi sono trovato molto bene in tante situazioni. Abbiamo l'esercito a Monaco, che sta un pochino schiantato. Dovrei far salire qualche truppa qui su. Ah, abbiamo qui delle truppe austriache, mi stavo dimenticando. Ma teoricamente, se siamo veloci a rushare Praga e la Transilvania, dovrebbe andare tutto bene, dovrebbero sparire queste truppe. E soprattutto non penso siano parecchio grandi, pur se si dovessero unire, per venire ad attaccare una città, motivo per il quale sto avendo ancora delle unità qui pronte a combattere qualora dovesse scoppiare qualche merdone, chiamiamolo così. Quindi andiamo avanti col turno e vediamo cosa succede, a meno che non decidano di scendere. Noi dobbiamo ancora prendere Palermo, ma aperta e chiusa parentesi. Qui la Corsica, vabbè, ci abbiamo un cacchio. Vabbè, vediamo che cosa succede. Andiamo veloce i turni. Ricordo che con spazio sui Total War si possono mandare più velocemente le unità, altrimenti la velocità è questa. Ci metti mezz'ora. Ah, sta spia la stiamo mandando in Transilvania, quest'altra pura. Ne abbiamo ben due, vediamo se riusciamo tipo a vedere che esercito hanno, quanto è protetta. Vabbè, qui continuano a fare le loro scorribande gli austriaci, ma non stanno capendo che sono tipo bambini che giocano in un campetto, non contano un cazzo. Anzi, bisogna vedere a Roma se abbiamo un esercito, così li facciamo salire. Ok, questo è riuscito a entrare, vediamo un pochino chi c'è qui. Non c'è un cacchio, cioè non c'è veramente nulla, cioè possiamo andare con un esercito di coscritti e li buttiamo giù. Quindi mi sa che un esercito piccolo, appunto, glielo manderemo qui a rompere le palle. Qui la Russia si avvicina un pochino. Ah, qui è russa però la città. Ok, no, ero convinto fosse nostra, perché mo avremo questo grande problema che abbiamo due tonalità di verde, sia per la Russia sia per l'Italia. Qui dovremmo avere navi nostre. Mi sa sì, ok, ne abbiamo una. Io però comincio già a mandarla, non si sa mai. Va qua, per esempio. Diversifichiamo. Eh sì, qua abbiamo sto gruppettino, solo che non basta per far fuori gli austriaci rimanenti. Vabbè, abbiamo detto che ci pensiamo dopo. Ah, qui stiamo facendo la fanteria, mandiamo tutta quanta a Roma. Abbiamo deciso di diversificare un po'. Ah, 40.000, ok, bisognava. Secondo me devo acchiappare, iniziare a acchiappare tutti i porti. E
Mettiamo a produrre un po' di navi e dobbiamo piazzare tutti quanti Indyman, anche se che sul mare in questo momento, in particolare da sud, non abbiamo grandi nemici, ma almeno non penso. E quindi dobbiamo approfittare per mandare un po' tutti da tutte le parti, anche far salire i porti di livello, per esempio là ci abbiamo già qualche produzione, dato che le navi sono una delle unità che ci mette più tempo a produrre Indyman. Ah, queste sono tutte navi da guerra. Vediamo, Gibilterra, Indiaman, cioè altro porto qui. Indiaman, niente, qui sempre navi da guerra. Ah, qui abbiamo ancora l'austriaco, ma cos'è? Marina? Sì. Poi. Ci sto mettendo un pochino a beccare le navi giuste. Indiaman sempre qui pure non ce l'abbiamo, direi di iniziare a potenziare un pochino questa cosa fa. Ah, recruitment non ce ne facciamo niente qua, non penso si combatterà molto qui, magari facciamo roba da una cosa di soldi, ecco, diciamo così. Cosa c'è da potenziare ancora qui che abbiamo? Vigneti sono fatti già bene. Porto qui l'abbiamo già potenziato. Miniere qui ci sono, vabbè, qui ci sono le scorribande loro, vabbè, facciamoli divertire per mo', tanto tra poco non rideranno più. Qui sviluppare un po' un rischio perché appunto è a confine, però così non la si può dare, qui bisogna riparare. Qui ci abbiamo a Roma, infrastruttura. Drill school, eh sì, teniamocelo qua, non si sa mai. Ah, iniziare a migliorare le strade, effettivamente, non è una cattiva idea. E per ora siamo a posto, allora vediamo. Praga. Non so chi ci sia a Praga, a dire il vero, come esercito, quanto sia cattivo. Budapest stiamo ancora curando. E qui non ho un esercito da mandare, purtroppo. A meno che. No, questo qua che stava qui a sud, dove l'ho mandato? Ah, è quello che poi è salito, che è andato a Praga, mi sa. E niente, io farei questo azzardo di buttarmi a Praga, qua, lasciandola un attimo sguarnita. A meno che poi non sposto, vabbè, le truppe che ci sono a Venezia, là, però. Un po' rischi come cosa. Vediamo. Qui reclutiamo magari altra gente che deve salire da Napoli. Così poi mandiamo a Roma e facciamo salire da questi rompipoglioni. Sto molto colorito oggi con i termini, però mi dovete scusare. Io magari inizio a fare un po' di reclutamento qua, perché appunto servirà esercito da queste parti e niente. Lo voglio correre sto rischio. Dai, salviamo prima, non si sa mai. Qualcuno che mi blocca però perché non mi fa andare. Ah, forse sarà già sotto assedio da. Non mi fa andare perché sarà già sotto assedio dei cosi. Ah, sì, infatti, turni prima di arrendersi 4. Quella mi sa che se la piglieranno loro. Mi becco sto rischio. Questo grosso rischio, aggiungo. Questo esercito? Ah, questi erano nostri, dovevano tornare. Questi dove li avevo mandati? No, no, invece me li dovete tornare qui voi. Magari. No, cannoni stanno bene. Dai, recruitment che avevo messo, questo e questo, no. Li devo fare. Devo fargli quelli a cavallo. Sto iniziando a confondermi sulle unità che mi servono realmente e quali no. E vediamo che succede. Questo esercitino. Ah, era quello che era andato a Ren, mi sa. Che sta ritornando a casa. Non penso che l'Austria possa fare altri attacchi. Sta sfiancata, se non appunto a rompere le scatole così, no? Quella spia inutile che va da lì. E ci siamo qua. Eh no, dove cacchio vai? Prussia. No! Mi hanno tolto la Transilvania di bocca! E non si fa così. Praga. Boh, vabbè. No, questo è stato un colpo bassissimo, porca miseria. Colpo veramente basso, maledetti. Questa facciamo ritornare a Budapest, perché sennò vuole entrare in guerra, sarà brutto. E qui l'esercito dobbiamo farlo crescere un pochino, assolutamente. Però ci vuole questo, quello più skillato, quindi farei un pochino il cambio, farei andare questi qua e questi qui. Che mo si bloccano. Plaf, infatti.
E organizzerei una cosa. No, non ce la facciamo come turni. Vabbè, tanto comunque proteggono la città. Recruitment. Non possiamo reclutare un cacchio qua perché c'è da ricostruire. Nel frattempo abbiamo un bel po' di soldi. Si saranno prodotte delle navi, suppongo. E infatti, dobbiamo pigliarci un po' tutte le rotte. Poi li sistemiamo meglio. Qui Taranto, pure un'altra. Mandiamo qui. Ah, che ci arriva in due turni. Mandiamola qua. Facciamo prima. Poi cos'altro, cos'altro? Vabbè, qui si può sviluppare il porto. Madonna, unisciti a lui. Spaventi che mi fate prendere. Gibilterra, mandiamo te qua. Porti, porti, porti. Ok, qui. Altre navi, altre rotte. Qui, a Norfolk. E dobbiamo fare altre navi e dobbiamo potenziare, perché come ho detto ci servono tanti, 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 tanti soldi. Ah, qui non l'abbiamo ancora fatto, miniere. Caen pure dobbiamo continuare a sviluppare. Dobbiamo vedere a livello di tecnologia come siamo messi. Perché se siamo bene là, possiamo, diciamo, andare tranquilli un po' con tutti a muovere guerra. Tranquilli fino a un certo punto, ovviamente. Qui si sono formati altri soldati. Sì. Ma direi che mo il gruppetto qua va bene per farli fuori, però non voglio rischiare, fammi fare un altro turno di soldatini e poi li andiamo a schiantare. Qui chi c'è? Ah, sono sempre a Palermo, Sicilia. Però guarda che unità skillate hanno. Ma secondo me sarà una sola città da prendere, ma sarà dura, ho questo presentimento. No, non penso abbiamo altri soldi per navi. Quelle che dobbiamo sistemare le abbiamo sistemate. Lisbona, diamogli corte di giustizia. Ok, siamo a posto. Fammi fare un altro salvataggio di sicurezza. E qui hanno preso tutto. Devo sperare solo che non prendano Praga subito e ci andiamo noi. Cioè che si indeboliscano, perdano la battaglia. Ecco, ma secondo me a questo turno l'Austria è fuori. Sicuramente starà facendo le ultime mosse. Non hanno rotto neanche le scatole in territorio nostro. Un altro agente. L'hanno preso Praga? O no? Mancano 2 turni per arrendersi. E quella sarà la loro fine. Ecco, diciamo così. Lo ste truppe. Sti austriaci? Vabbè, facciamoli fuori per sport a sto punto. Bah, faccio autorisolvi perché tanto è inutile. Voi invece ve ne andate. 2 cannoni qua. 1 e 2. Voi ve ne tornate qua. Chi ci abbiamo? Cosa vi serve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve ne servono. Ve ne diamo qualcuno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anzi, no, diamo questo che è un po' meno skillato. Mentre qui appunto dobbiamo ri rifiddare quegli 8. Con chi? 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8. E quindi dobbiamo produrre 5 di conseguenza. E quindi, no, anche pure più di 5 perché questi stavano messi maluccio. Questi hanno bisogno dei cannoni, voglio dire, l'Austria qua non è un problema, cioè da qualsiasi parte fa prende schiaffi sulle orecchie. Qui dobbiamo continuare a essere ingordi e produrre, produrre, produrre. Quest'esercitino è sufficiente per dargli gli schiaffi, magari diamogli anche un generale, vediamo chi abbiamo a disposizione. Abbiamo ecco, this man steady under fire, più 1 morale in battaglia, più 5 losses in area of attrition. Bah, prendiamo questo, dai, mi ispira fiducia. Poi chi dobbiamo dare? Altre 2 unità. Siamo a posto, secondo me si possono buttare giù velocemente. Bah, è inutile che le costruisco adesso, facciamole dopo. Milano, ok. Genova, dobbiamo migliorare il porto. Anche Marsiglia. Qui dovrebbero essersi crenate altre navi.
alla spicciolata le sto mettendo, anche se perdo un po' più di tempo, ma è una cosa che va fatta. Estenavi austriaca qua? Vogliamo parlare? Teoricamente, al prossimo turno l'Austria dovrebbe arrendersi, dovrebbe scomparire dalle cartine. Qui cosa produce? Qui navi da guerra. Io lo girerei a civile, magari. Cos'altro? 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 Recruitment, infrastructure, construction e strade. Strade, abbiamo detto. Vediamo, livello di infrastrutture, Venezia sta bene, Vienna, ok, Budapest sta bene con le strade, Zagreb, farle. Ah, bisogna vedere Innsbruck, purtroppo, ah, Innsbruck sta bene, Monaco, ok. Württemberg, sì, perché qui servirà un movimento di strada veloce. Ah, questo lo sono sorpresi i russi, maledizione, me lo devo segnare sta cosa. Infrastrutture, c'è la strada normale, ma Belgrado non è nostro. Ok, dai, facciamo pure il porto qui e andiamo. Secondo me a questo turno, vediamo quanti turni mancano. Ah no, mancano ancora 2 turni a loro. Maledizione che non possiamo attaccarli. Sono ancora sotto assedio. Questo è il nostro. Sì, possiamo ripararlo, vai. Questi non mi ricordo dove stavano andando. Ci avevo lasciato spie, gentaglia varia ad andare da tutte le parti. Questo mo' è arrivato a Vienna. Chissà da quante decine di turni fa l'avevo mandato. Decine no, però un sacco di tempo fa. Nave propulsione. Spy network established. Prossimo tu. Sì, ok, Praga è ancora sotto assedio. E il prossimo turno dovrebbe finire. Fammi controllare se effettivamente l'Austria sta messa bene. Siamo very friendly con tutti, vediamo com'è. Austria. Eh sì, è rimasta solo questa. Poi Sicilia è l'alleato, semplicemente. Nazioni minori, vabbè. Danimarca comunque. Ah no, Danimarca è giusto questa. Bianca, Sicilia. Svezia, vabbè, tutta gente un po' così, diciamo che si fa fuori subito. Vabbè, le navi, senti, io le lascio produrre, non mi sto rompendo le palle ogni volta a posizionarle. Quindi mettiamole a produrre un pochino, poi quando sarà le andiamo a piazzare, perché veramente se dobbiamo stare ogni turno a piazzare tutte le navi da tutte le parti, inizia a darmi anche un pochino di fastidio, anche perché dobbiamo pensare anche agli uomini a terra che devono sparare, non solo alle navi. Qui c'erano gli Indiman, non mi ricordo, no, ma c'erano qui. Possiamo anche vedere il porto, tra l'altro. Dov'è? Ok. Qui pure upgrade del porto, a meno che, se no era civile questo, non mi ricordo. No, è militare. Questo me lo tengo, voglio tenere militare. Non si sa mai, una piccola risorsa così in Inghilterra. Poi, qui l'esercito, com'è che stava messo, che sta qui da una vita? Grado medio così, però. In vista della guerra sempre contro il nostro nuovo nemico che sarà Praga. Praga, che cacchio sto dicendo? La Prussia. E dobbiamo iniziare a spostare man mano le truppe al confine. Facciamo qualche upgrade un po' rischioso così. E niente. Diciamo che questi. Possiamo evitare pure di mandarli a combattere, tanto. Destino è segnato. Vediamo se l'Austria perde. Sì, sparita la bandierina. Signori, l'Austria dopo oltre 20 episodi ci lascia. Dov'è l'annuncio? Un po' mi fa dispiacere quando il nemico di una vita sparisce, sai? Cioè l'Austria che è stata sempre presente fin dal primo episodio, è stata nostra alleata, abbiamo combattuto insieme, l'abbiamo temuta, l'abbiamo combattuta, ci siamo voluti anche bene, vederla sparire così. E leggere che farà soltanto parte a piè di pagina di qualche libro di storia. Fa un po' dispiacere. Comunque, adesso è l'ora di farci nuovi nemici. Però prima, secondo me, dobbiamo riempirci di truppe. Effettivamente, adesso dobbiamo approfittare di questa pace per andare. Infatti, qui le truppe sono sparite. Possiamo finalmente riparare tutto il casino che avevano combinato quelli là. Hanno passato le loro ultime ore in questa maniera. Spero si siano divertiti almeno.
qui l'università, facciamo andare le miniere, possiamo svilupparle. E allora vediamo. Ok, allora bisogna prestare bene attenzione perché abbiamo un'area vastissima adesso e dobbiamo spostare facendo attenzione, poi se ci vengono con le navi siamo fottuti. Comunque dobbiamo iniziare a spostare le truppe al confine, quindi lascerei addirittura Milano. Andrei Strasburgo, Monaco c'è già qualcuno, Innsbruck, li spostiamo a Stoccarda, Vienna sta coperta, Budapest coperta, e abbiamo sia il nemico russo sia l'Austria, quindi direi di muovere guerra contro l'Austria subito, anche perché sta schiacciata qui dentro, perché questi non sono loro, ma potrebbero fornirgli dei buoni rifornimenti, diciamo così. Che c'è come il porto loro. Qui dobbiamo sperare che non facciano i pazzi per il mare, inizino a bloccare le varie rotte commerciali. Qui chi c'è di esercito? Un cristiano solo, che sposterei e metterei qua, giusto per farlo girare un po'. Mi dà fastidio che sta lì a fare un cazzo. Poi ci servono altri soldi. Altri soldi, altre truppe. Army, ci abbiamo qui. Questo è un altro esercito molto buono. Questo lo sposto momentaneamente. Allora, questo deve andare a Venezia. Quello di Venezia deve andare a Zagreb. Diciamo che le città principali le teniamo abbastanza coperte. Vediamo se Strasburgo arrivano subito. Ma come vi ho detto, mi sa che il prossimo a cui faremo guerra sarà proprio la Prussia. Durata tanto questa pace, durata tanto questa alleanza, ma l'Italia deve dominare il mondo, mi dispiace. La Sicilia però me la tengo là, poi quando è la si attacca, perché alla fine sono stati belli buoni, non hanno dato però per ora fastidio a nessuno. Guardate i soldi come aumentano, stavolta ne abbiamo 52.000 a fine turno. Tutti in soldati, dobbiamo spendere tutti in soldati per fare la guerra, tutti quanti. Allora, qui pure si sta formando un altro bel esercito, ci servono altre due persone per completare questo. No, tre persone. Serve personale che dia mazzate. Poi abbiamo detto, questi se non sbaglio devono andare a Venezia. Perfetto. E si devono un pochino riformare. Questo penso sia uno degli eserciti più forti che ho. A cui manca un generale però. E manca più cavalleria. Allora io manderei questi, che sono pippe. Generale. Vediamo, Gudrun, sono più 5 site, più 2 armi, cosa c'è, local knowledge, giving fellow, no, perfetto questo, va benissimo. E ce l'abbiamo, ma aspettiamo che si curino un pochino le truppe, ma questi qua dovrebbero essere belli cattivi comunque. Poi, questo abbiamo detto che va a Lucerna, no, a Strasburgo. Però pure a Lucerna dovremmo pensare, ah, ecco cosa dobbiamo fare, dobbiamo iniziare a fortificare le città, cosa importantissima. Parigi sta già bella, bella tosta. Qui dobbiamo formare un altro esercito, secondo me. Un esercito, una cosa bella grossa. Perché da qui dobbiamo iniziare pure a spingere un pochino. Questi ce li teniamo qua nel caso dovessero invadere l'Inghilterra. Un esercito lo voglio tenere lì. Poi Stoccarda, muri, Strasburgo stiamo già facendo, Monaco, muro, e poi sto dicendo muro, si tratta dei come cavolo si chiamano, dei castelli, ecco, questi dove che erano mandati, qui se non sbaglio, mi sa sì, Zagreb. Che altre unità possiamo generare dove? Allora facciamo qualche upgrade magari. No, la Spagna mi sento abbastanza fiducioso, voglio corrermi sul rischio di lasciarla un po' scoperta, peccato. Speriamo non scoprano questo mio inghippo. Ok, strade, proseguiamo, vediamo. Che quello è quello che stava da solo, mi dava fastidio vederli fare un cacchio. Prussia, quando mi dichiarerai guerra? Ecco, alleanza rotta, Stato italiano e Regno di Prussia. Beh, manca poco, ragazzi. Che stato siamo? E segniamo ancora alleati, perché? Russia o Prussia, scusa. No, era Prussia, mi ricordo. Abbiamo rotto l'alleanza.
Sviluppo come siamo messi? Abbiamo sviluppato quasi tutto, penso. Grazie, non ci abbiamo niente. Scusa, pensatori, filosofi, gentlemen, ce li abbiamo da qualche parte che li dobbiamo piazzare dentro l'università. No, ci abbiamo poca gente. No, sono tutti quanti a studiare, appunto. Ok, va benissimo. Fammi ridare un'altra occhiata, effettivamente, alla tecnologia, cosa che ci manca. Mass production, questo è interessante. Poi, pressure cap, questo ci serve tantissimo. Pressure cap sono i... come posso dirveli? Sono i... praticamente, anziché mettere la polvere nel punto dove batte la pietra sul fucile... Ci metti cap dove hai praticamente. Tipo le pistole dei bambini, quelle che hanno i cap appunto che metti nella pistola e fanno lo scoppietto battendoli. Stessa cosa, serve per migliorare appunto, cioè per dare uno standard alla polvere, cioè all'esplosione che dai all'interno della canna. È più efficiente soprattutto. Teoricamente resiste meglio all'acqua e dovrebbe garantire un. Infatti, vedi, pure l'abilità, meno 50%, misfire chance for gunpowder on weapon, che è appunto una cosa importantissima. Sta venendo sviluppata dove? A Oxford, ma io la darei a qualche università, tipo la darei ad Orléans. Mi sa che non so come faccio a farle cambiare. Che Oxford, tra l'altro, è pure piccolina come università. Allora. Ah, Firenze sta pure da riparare. Dimenticavo sto piccolo dettaglio. Vabbè, per ora lasciamo il mondo come sta, perché dobbiamo disporci meglio per la guerra imminente. Ah, qui stiamo ancora riparando, perfetto. Allora, altre unità servono. Allora, qui dovremmo aver finito. Ok, sto esercito è completo per me. Cosa possiamo mettere? Ok, qui dobbiamo provare un esercito, un museo, mura. Sì, Roma la dobbiamo blindare, porca miseria, Roma. Poi. Più 5 replacement. Eh sì, qua wow, ci serviranno molti rimpiazzi. Ah, qui possiamo minare ancora. Porto di Venezia non l'abbiamo ancora migliorato, queste truppe sono quasi pronte. Milano possiamo pure reclutare qui. Come ho detto, servono cavalli. E uomini. Qui Mio sire. stiamo formando ancora altre unità. Quando scoppierà la guerra? Dove ci Sì, attaccheranno? è in attesa di... Quando arriveranno? Non ancora. Spero che Russia e Prussia iniziano a darsi mazzate. Adesso stiamo finalmente guadagnando una barca di soldi. A proposito di barche, approfittiamone. Dato che ci siamo, abbiamo praticamente tutte le rotte adesso. Sia verso le Americhe, sia nel Mediterraneo in genere. Sta cosa mi va benissimo. Questo non mi piace però. Questo proprio non mi piace, anzi questo sarà un motivo per cominciare a combattere. Questo sarà davvero un valido motivo per combattere. Anzi, questo lo dobbiamo mettere come minaccia qua. A sinistra, in marcia. E questi? Questo è un altro esercito grosso. Pronti E agli questo va a ordini. Milano. No! Che cazzata che ho fatto? Questi mica li avevo visti. Reclutamento veloce, aspetta che ci abbiamo qua. Tre cannoni. Ci abbiamo bisogno di cavalli. No, questi. Uno, due, tre. E serve anche il generale. Raga, al prossimo turno scoppia la guerra, me lo sento.
mi piace questo che sta qui. Non mi piace davvero. Continuiamo a reclutare, reclutare. Anche questo esercito serve un generale. Li stiamo pigliando tutti quanti. Cos'è Strange? Meno 5 armi campagna. No, meno 1 morale in battle. No, no, non ti vogliamo a te. Giorgio Tesoro. Vabbè, tu non c'hai molto. No, vabbè, aspettiamo il prossimo generale. Perché non mi piacciono questi. Ok, perfetto. Qui pure dobbiamo reclutare tanto. Stiamo spendendo, raga, una barca di soldi. Ne stiamo facendo altrettanti, ma stiamo veramente spendendo un sacco. Cioè, io veramente che non sto guardando il bilancio, ma veramente i soldi che stanno volando adesso. I soldi che non stanno volando proprio adesso. Mo scoppia la guerra, 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 mo scoppia la guerra. No, non è scoppiata la guerra. Almeno i turni sono più veloci rispetto a prima. L'esercito brusco. Dove sta andando questo? Senti, scusa, fammi stare un po' più tranquillo. Dove cazzo stanno andando questi? Stanno andando in Sicilia. Scusa, in la Sicilia in che stato sta con la Prussia? Fermi, fermi tutti. Allora, sto iniziando un pochino a rincoglionire. Ok, Sicilia. Sicilia in guerra contro nessuno. Alleati, no? Trade partner. Io sto in buona fede sperando che stiano andando in Sicilia, così almeno se la vedono loro e ci buttiamo in mezzo al casino. Quello può essere un ottimo pretesto per combatterli, perché così saranno belli indeboliti e ci prendiamo la città indebolita. Oppure non lo so. Adesso abbiamo ancora una fiumana di soldi da gestire. Dobbiamo proprio fare lo spawn dei cristiani alle parti. Stiamo iniziando un pochino ad avere paura. Qui dobbiamo fare un'altra fila di soldati. Un altro generale gli dobbiamo dare. Good recognition più 5. No, ok, perfetto, tu hai benissimo. A te dobbiamo dare i cavalli. Cavalieri, giustamente. Ma soprattutto i soldati. Ok, perfetto. Altro salvataggio. Nuova Italia. E nuovi muri, dove non li abbiamo fatti. Qui sono quasi pronti, qui sono quasi pronti, qui sono quasi pronti. Venezia, dobbiamo upgradeare queste mura perché sono ridicole. Perché qua non posso fare le mura? Ah sì, ok, non posso farli. Belgrado. Atene mi sa che li abbiamo già fatti, sì, possono bastare. Napoli c'ha le mura? No, non ha le mura. Il Vaticano sì, fortunatamente. E io voglio vedere quegli stronzi dove stanno andando. Mi stanno facendo venire un'ansia tremenda. Mi devono prendere mazzate. Devono fare veramente incazzare. Si stanno andando in Sicilia. Il che può essere una buona cosa, perché ce li dobbiamo chiudere prima che escano. E gli diamo mazzate. Sì, può andare bene. Ah, guarda nel frattempo Taranto come si è riempita di navi. Qua. Sì, ma capiamo tutte le navi che sono rimaste ancora. Facciamone produrre altre. Tante, 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 tante navi. Dobbiamo trovare come spendere i soldi. Dobbiamo spendere i soldi per fare altri soldi, per avere altri soldi. Che probabilmente più avanti non li avremo. Dobbiamo fare un po' di economia. Stiamo spendendo tutto a navi.
ma le navi ci danno i soldi. Qui possiamo fare le altre navi. Indiaman, sì. Milano, dobbiamo alzare le mura. Aiaccio, facciamogliele. Possiamo fare un'altra piccola. Marsiglia ce l'ha già, Tolosa, Bordeaux e Caen. Secondo me è anche da fare. Vediamo che succede ora, vediamo se pigliano la Sicilia, perché così le truppe saranno indebolite. Diciamo che ci stanno facendo mezzo lavoro, così. Eccolo! Aspetta. Join a guerra contro la Sicilia. Sì, 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 tranquillo. Tanto poi facciamo guerra a noi. Allora, comporta di andare in guerra contro la Svezia. Ah, sono in guerra contro la Svezia, ottimo! Ci danno 1000 e ci danno la tecnologia. Ma buonissimo, di corsa contro la Sicilia. Vedetevela voi e poi combatteremo un domani. Buono, ci hanno dato la... ci è servito tantissimo comunque questa... questa roba, construction report. Boh, stiamo costruendo di tutto, stiamo andando a cannone. Guardate quante unità stiamo generando di volta in volta. Madonna, che attaccone gli stanno facendo qua. Direi, effettivamente, poi questo esercito dovremmo farlo scendere. E secondo me da lì dobbiamo cominciare la nostra guerra con la Prussia, riprendendoci la Sicilia che sarà conquistata. Madonna, questi, madonna, quanta gente. Tutti eserciti enormi. Enormi. Giganti proprio. Io sto iniziando a cacarmi sotto, cioè c'è troppa gente. C'è veramente troppa gente in giro. Cioè, Prussia sono matti grossi, veramente. Dobbiamo prendere, per esempio, Strasburgo, dobbiamo fargli cannoni, secondo me. Madonna, qui ci sono veramente matti, ragazzi. I cannoni qua non riusciamo a farli, riusciamo a fare solo a Vienna. Eppure a Vienna dobbiamo fargli fare altre unità. Servono tanti uomini per combattere ora. Abbiamo troppa gente nella penisola, ragazzi. Così, dal nulla, la Sicilia. Mi arrendo, ciao. Ritirata. So stronzi. Vabbè, affondate, cioè, che ti devo dire, autorisolvi, ok. Abbiamo vinto. Da fuck? Ok. Ok. Palermo, Sicilia. Oh, ragazzi, facciamo un salto in Sicilia, vediamo che succede. Però nel frattempo dobbiamo anche creare altre unità. Perché non me la fido. Boh, veramente, creare così tante unità. Madonna, i fiumi di soldi che se ne vanno, i fiumissimi proprio. Cos'altro si può upgradare? Ah, ricerche, vediamo, dopo che ci hanno dato il motore. Abbiamo 21 turni al pressure cap. Togliamolo. Facciamoglielo fare. Allora, piano. Qui manca un turno, quindi non ne vale la pena. Abbiamo l'Università di Perugia, che ne ha due. E Orlean. Pressure cap. 10 turni, dai, ci sta meglio. Ci abbiamo l'altro esercitino. Dobbiamo farne un altro, perché non ne basta uno. Io ho proprio gli standard per fare gli eserciti. A meno che proprio la gente proprio ci finisce. Letteralmente finisce la gente. Questi mettiamoli a Torino. Farò un'ultima mossa. Vediamo due unità qui. Qui dobbiamo prendere. Reclutarne altre due. Dobbiamo prendere un generale. Ok, perfetto. E qui pure siamo a posto. Poi possiamo upgradare. Ma ricordo di aver upgradato prima.
Io nel frattempo metto altre navi perché dobbiamo fare altri soldi. Benissimo. Beh, quanto ci mette ad arrivare? Ok. Sta iniziando a venire l'ansia perché sento che proprio l'Europa è una polveriera. Madonna, ci riprovano? Madonna, ci riprovano? Autorisolvi. Stavolta ci abbattono. Vabbè, rip. Tanto la Sicilia resta molto. New technology under research. Ah, buono. Refile cannon. Cioè, i... come posso dire? I... canna rigata. Ecco. Non mi veniva. Troppa gente qui. Cannoni qua, come siamo messi? Scusa, gli uomini che stavano qui? Ah, li avevo fatti spostare, cacchio. Vabbè. Tienimi che ti tengo. No, questi li stavo facendo muovere giù. Ed era una cosa sbagliata, perché questi devono andare qua e questi devono tornare qui. Non si sa mai dove debba scoppiare la guerra. Stavo dimenticando quel che dovevo fare. Signore, siamo pronti. Scusate se non sto parlando molto in questa puntata, ma seriamente c'è tanta tensione. Atene, chi possiamo reclutare? Atene possiamo fare pure un sacco di roba. Che ci servirà effettivamente. L'abbiamo ignorata fino adesso, invece ci deve tornare utile adesso. Ah, queste stanno... Non mi ero accorto dell'inverno. Che sembra una cosa stupida da dire, ma è così. Ah, ma qui stavo ancora reclutando. Ok, sono ancora a posto. Pensavo mi fosse morto tutto l'esercito, invece no. Sì, mio sire. Stanno comunque di fianco alla città. In attesa di altri ordini. Signor sì. Mio sire. Vediamo che succede ora. Secondo me dobbiamo puntare a batterli sul numero proprio. Trattato di pace con la Svezia. Il cazzo devi avere. Pace. Il cazzo devi avere. Uomini, avanti. Ok, la Sicilia è morta. In mano alla Prussia. E il prossimo nemico nostro è la Prussia. Signore, i vostri ordini. Vostra maestà. Sì, mio signore. Questi vanno qua. Altri ordini. Ragazzi, io lascerei qua perché la prossima volta dichiareremo guerra alla Prussia. Sarà una battaglia molto sofferta perché la Prussia ha tantissime risorse, ha tutte le tecnologie, cioè diciamo sta a livello nostro come potenza. E non sarà per niente facile. Devono pensare anche alla Danimarca con cui stanno in guerra. Bisogna vedere poi in che stato, cioè come si evolverà la guerra contro la Russia. E dobbiamo sperare che per esempio tutte queste truppe qua non ci divorino dall'interno, ma non penso per il momento. E niente ragazzi, mi sa che ci avviciniamo a una fase, un'altra fase molto cruciale per questa serie. Per queste truppe non stanno insieme, infatti.
E ci avviciniamo, dicevo, a una fase molto cruciale che dobbiamo riprendere la prossima volta. Diciamo che si è chiuso un arco altrettanto importante di questa serie. E per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!